Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Retro Minecraft, praticamente Retro Maullo, la potremmo chiamare così, Maullo Craft. Signori, allora, prima di partire il video, intanto vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Sto registrando in rapida successione, quindi col video di ieri, quindi non so se mi avete scritto qualcosa o dato qualche suggerimento. Signori, detto questo, dopo brevi ringraziamenti, partiamo con il video che facciamo un attimo il recap della situazione. Allora, siamo dove ci siamo lasciati praticamente ieri. Io ho solamente recuperato un po' più di legna e qualche alberello perché oggi volevo costruirmi la casa. Volevo costruirmi la casa e ampliare anche questa zona di qua del grano, così da poter un attimino avere anche un po' più di cibo. Però, signori, c'è stata una scoperta che non mi aspettavo. C'è stata una cosa che non mi aspettavo. A parte che ho dovuto uccidere già un creeper perché ho sforato un attimino la notte e quindi già il creeper aveva rotto le scatole. E c'era anche un Enderman, però è sparito via. Ma la cosa che veramente mi ha scioccato, signori, è quella. Da qua non si vede, è quella, signori. Abbiamo un villaggio dietro casa, praticamente. Abbiamo un villaggio dietro casa che adesso andremo a esplorare per forza. Che dice, abbiamo un villaggio e lo lasciamo lì bello tranquillo? Assolutamente no. Facciamo un attimino un po' di torce. Che dici? A che ti servono le torce? Le torce mi servono per segnarmi un attimino dov'è casa nostra, perché sennò col villaggio magari ci perdiamo. E così evitiamo anche lo spawn troppo vicino di mostri vicino casa nostra, che non è per niente una cosa buona. Quindi diamo un po' di luce così anche alla zona del grano, che dovrà crescere prima o poi, più poi che prima. Anche qui poi lo allargheremo tutto. E signori, sta calando il sole, però non ce ne sbatte altrimenti niente, e noi andiamo a vedere il villaggio che abbiamo praticamente vicino casa. Ovviamente sono i vecchi villaggi, signori, i vecchi villaggi, non sono quelli attuali che sono pomposi, grossi e... Ah, spettacolo! Ma già avere un villaggio vicino casa è qualcosa di bellissimo. Ciao, tu cosa fai nella vita? Il cuoiaio, bravo. E però qui non ci sono casse. Vediamo se qui tu cosa fai nella vita. Il macellaio, mamma mia, signori, i vecchi villager che non erano per niente vestiti in maniera diversa, quantomeno avevano un minimo. Tu, il fabbro d'arnesi, ok, però perché avete la casa lì chiusa? Salve, visto? Ti ho fatto entrare. Tu sei il chierico, e tu sei un altro macellaio. Mannaggia a voi, mi serve uno che fa le carte, signori. E soprattutto, eccolo, l'uomo più importante della nostra vita, signori. Tu mi potrai, tu sei il bibliotecaio. Perfetto, zio, già ti stimo tantissimo, già ti amo. Vediamo poi, ma non ci stanno casse? Non c'erano casse prima nei vecchi villaggi, non c'erano casse. Sapete che non mi ricordo, intanto mi sto perdendo. Di sicuro qua una cassa c'è. State tranquilli che qua, eccola qui, una cassa. Buono! Mele, signori, alberi, pane e già dei pezzi di armatura di ferro. Questo ci porta avanti di tantissimo. Prima che sta calando la notte, sta calando la notte. Ce l'avete un letto, brutti buzzurri? Ce l'avete un letto? Non ci hanno letti questi. Dove cazzo non dormono questi? Non dormono da nessuna parte. Va bene, allora io me ne torno velocemente a casa, signori. Rapido taglio prima che qui succeda l'inferno, perché se spawnano i mostri qui e mi ammazzano i villaggeri, siamo nella cacca più totale. Utilizziamo il linguaggio italiano. Andiamo subito a dormire prima che succeda l'irreparabile. Velocemente, veloce, 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 veloce. Forse ce la facciamo prima che spawna qualche mostro brutto. Dormiamo velocemente, seconda notte a dormire con la faccia alle stelle. Con la faccia alle stelle, torniamo velocemente al villaggio. In tutto questo stiamo finendo noi il cibo. Tra andare e tornare stiamo finendo il cibo. Bene, bene così, ottimo, ottimo. Per caso è tornato l'Enderman? No, 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 non lo vedo. C'era un Enderman, signori, che è stato troppo, troppo carino, è simpatico, è spuntato, è venuto a salutarci. Questi ce li pigliamo? Piglia, piglia, che li seminiamo vicino a casa. Ma che ti serve te il cactus? Che non puoi fare niente, non puoi colorare praticamente, non lo so, però uno deve sempre avere tutto. Deve sempre avere tutto. È vero che la nostra, guardate la vecchia texture della cobblestone. Mamma mia, spettacolo. Allora, salve, tu sei sempre un chierico, ok. Tu chi sei, zio? Nascosto il dito. Siete in due però, carrozzaio, corazzaio, ok. E anche, niente, mi fa vedere solamente il corazzaio, va bene. Qui dobbiamo un attimino poter aprire una porta per poter entrare. Salve, che c'è stato di bello qua dentro? Mi sa assolutamente niente.
Qui non ci sta nulla e sul terrazzo mi sa che non ci sta manco nulla. Abbiamo beccato un villaggio di povera. Stavamo per morire male. Bene. Già avevo poca vita io. Ok. Librerie. Questo è ottimo perché queste ci serviranno. Signori, dobbiamo mangiare perché sennò finisce male. Una e due. Librerie. Queste ci serviranno. Bene, bene. Qua c'è qualche altra porta. Salve, qui c'è un'altra scaletta, ma che non porterà anche questa da nessuna parte. Bene così, bene così, bene così. Scendi, scendi. Ok, cosa ci rimane da visitare? Questa l'abbiamo visitata se non sbaglio. Sì, questa di qua ci rimaneva da visitare e non ci sta nulla. Mamma mia, che erano spogli villaggi, signori. Ti servivano solo per avere i villaggeri vicini per poter fare degli scambi, poi non ti servivano ad altro. I villaggi a questi tempi non ti servivano ad altro. Mamma mia, mamma mia. Va bene, va bene. Breve, 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 breve storia triste. C'è per caso qualche... No, un villaggio nel deserto, c'è pure... No, signori, un tempio. Ma che botta di fortuna abbiamo? Cioè, ma è impressionante, andiamo a visitare subito pure il tempio. Senza indugio e paura. Ma stiamo avendo troppa fortuna, signori, non ho mai avuto tutta questa fortuna in Minecraft. Veloce, 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 veloce. Dov'è la piramide? Ok, da dove cazzo la si entrava? Dovrebbe esserci un'entrata. In tutto questo ci stiamo allontanando un pochino troppo. Occhio, calma. Ok, ora con questa di qua io dovrei zappare dove? Dovrei zappare. E infatti, ok, zappiamo di qua, così scendiamo senza fare danni. Scendi, 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 scendi. Signori, se non è una botta di fortuna questa, io non so cosa possa essere considerata una botta di fortuna. Allora, quella va rotta, perfetto. Signori, con la gioia io apro la prima cassa. Sbang! Diamanti, signori, al primo colpo. Va bene che deve essere una serie veloce e rapida, ma così mi sembra fin troppo. Cordicelle che non so cosa ce ne possiamo fare, però ce le portiamo a casa. Sbam! Abbiamo del ferro, delle mele d'oro. Signori, noi già potremmo andare dal drago, cioè senza indugio, io mi porto tutto, perché comunque le ossa mi servono per il bone meal. Già potremmo andare così, ora com'era, potremmo già andare dal drago. Questa è una cassa un po' ciofecosa, va bene, ma va bene lo stesso, ce la teniamo, ce la teniamo. E qui invece, niente, speravo in qualche libro, in qualche libro incantato, invece niente, però signori, unplain, tanta roba, porca miseria, le casse ce le portiamo pure, certo che ce le portiamo le casse, queste non mi servono poi a casa, in tutto questo qua sotto dovrebbe esserci anche la, come si chiama, la dinamite, in tutto questo signori, un secondo episodio che non mi sarei mai aspettato, posso capire la fortuna del villaggio, che non avevo minimamente visto, ma dico anche il tempio con i diamanti dentro, dico, mi sa da, proprio Dio no di fortuna di più. Ok, qua sotto dovrebbe esserci tutta la dinamite, perfetto. Aia. Se io la colpisco questa parte, vero? Vabbè, la lasciamo lì la dinamite, signori. Sinceramente non c'ho voglia di saltare in aria. Allora, mettiamo questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua e quindi consumiamo questi blocchi che tanto non penso mi servino a niente. Saliamo, 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 saliamo. Saliamo, perfetto. Da dove siamo entrati noi? Noi siamo entrati da sopra, quindi dobbiamo un attimino anche riuscire ad uscire da sopra. Aia. Sì, dammi gli altri blocchi di sabbia che tanto non mi servono a nulla e usciamo velocemente, signori. Di qua si esce? Sì, perfetto. Tutto questo sta calando anche il sole. Bene, queste sono le torrioni, quindi di là c'è il villaggio e casa nostra è da quel lato. Signori, non so che dire, abbiamo avuto una fortuna impressionante, impressionante, che poi è un villaggio nel deserto praticamente, sì, perché hanno tutte le case fatte di sabbia, quindi non è neanche un villaggio di quelli normali, nel senso con le case, è un villaggio nel deserto. Beh, siamo contenti, signori, siamo unplanned al secondo episodio, unplanned al secondo episodio. Possiamo farci anche l'armatura nel prossimo episodio, siamo più coperti e andare in esplorazione della prima caverna, signori. Che così andiamo a recuperare un pochetto di... Cosa c'hai qua? Le rape. Cioè, per caso, le carote. Mamma mia, signori. Sto
Sto viaggiando. Ovviamente non me le prendo tutto. Non me le prendo tutte perché non sono veramente così. Però me ne dà magari 10. Ok. Così praticamente possiamo farci anche la nostra coltivazione di carote e allevare maiali e avere carne infinita subito così, signori, a tappo. Senza paura, senza nessun timore. Spettacolo. Andiamo a seminare subito queste 10 carote. Così poi già nel prossimo episodio possiamo un attimo portarci già avanti. Fammi una zappa perché dobbiamo allargare la zona lì di costruzione. Ricordiamoci che dobbiamo, senza ombra di dubbio. Allora io direi intanto le seminiamo le carote così. Poi però dobbiamo un attimo sistemarla tutta questa zona perché non mi piace per nulla. Decisamente non mi piace per niente questa zona fatta così. Allora, dammi la zappetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vabbè, una ce la mangiamo che stiamo a morire di fame. Metti le carotine qua, ok. Non mi piace tantissimo questa zona, signori, quindi poi la vedremo di sistemare. No, non è per te sta carota, zia, me la mangio io. Sta a perdere di vita. Signori, detto questo, progresso tanto, siamo contenti di questa cosa. Abbiamo i nostri primi diamantozzi al secondo episodio senza neanche fare troppa fatica. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!